Presidente, lei ha parlato di un'autostrada autonoma, sociale e inclusiva. Ci può spiegare meglio? Certamente sì. Sono tre caratteristiche che contraddistinguono la rete autostradale di Milano-Serravalle, Milano-Tangenziale, autonoma nel senso di far sì che i processi di automazione rendano fruibile a chi che sia la conduzione attraverso la rete. Inclusiva perché il sistema di digitalizzazione consentirà a tutti, soggetti attivi e passivi, passeggeri o conduttori, di godere, di fruire pienamente della rete autostradale, però vi è un aspetto che mi preme particolarmente rafforzare e ribadire, ossia l'aspetto della sociale, inteso, come ho avuto modo di dire e ribadisco, sociale in quanto equa, e cioè un criterio di equità, il paradigma dell'equità che a tradizioni lontane, ho citato anche Aristotele, quale definiva l'equità come una forma di giustizia che va al di là della legge scritta. Per Milano-Serravalle e Milano-Tangenziali il concetto di equità si coniuga con la possibilità a chi che sia, indipendentemente dalle condizioni fisiche, di poter fruire pienamente al pari degli altri e quindi di intensamente godere, non patendo la diversità sussistente.